Ciao a tutti e bentornati. Oggi un video tag ideato da Angela Cannucciai e Silvia di Sissitum. A regola dovrebbe essere un video tag sugli ingredienti per cucinare. Le mie risposte sembrano la fiera del fantasy, cioè, giuro che non è stato voluto. Non è stato voluto, sì. Solo che non avevo voglia di stare lì a smontare la libreria per frugare meglio, che poi ci mettevo 6 anni per fare le ricerche e poi 3 secondi per registrare. Vabbè, io prendo i primi rappresentanti che trovo lì davanti e tanti saluti. Allora, sono 8 domande, diciamo, e partiamo subito. Allora, prezzemolo, un libro che vedi ovunque. Come dicevo, io ho preso il primo rappresentante, diciamo così, ed è il Trono di Spade di Martin, e lo vedo ovunque perché nella libreria dove vado io, praticamente entrando c'è il banco con le novità, e ovviamente, figurati, esce il nuovo libro, lo metto lì. Poco più avanti c'è un altro banco di non ho ancora capito cosa, che non sono novità, e c'è sempre un libro anche lì. E poi ci sono tutti gli altri libri nell'altro scaffale, e poi ce ne sono ancora in un altro scaffale. Dico, ma metteteli tutti insieme, santo cielo! E non disseminateli per tutta la libreria, che tanto uno lo sa che ci sono, perché ormai se ne parla ovunque, quindi tutti sanno che c'è. Mettetelo là, fate l'angolino Martin e siamo tutti felici, no? Vabbè. Cipolla, un libro che solo sentire nominare ti metteresti a piangere. Allora, a me è venuto in mente questo per primo, so che vado molto sul hobbio, hobbio con l'H, però Colpa delle stelle di John Green, perché ho fatto tanto di quel piangere, ma tanto di quel piangere. Praticamente da metà libro in poi, vuoi perché la storia è così, vuoi perché ero appena arrivata in Sicilia dopo un viaggio di 20 ore, ero stanchissima, non ne potevo più, quindi la mia sensibilità era decisamente maggiore. Non so, so che ho pianto da metà libro in poi e ho detto, mamma mia, cioè è stato devastante. Caffè, un libro che ti ha tenuto a sveglia. Incantesimo di Rachel Hawkins, il primo della The Prodigium Trilogy. Uno che arriva cioè, vabbè, la parte che io ho iniziato tipo a mezzanotte come al solito, perché tutta la gente, sì. Le persone normali, a regola, i libri li iniziano durante il giorno. No, io non so perché, mi metto lì tipo alle 8:30 col libro davanti, dire stasera inizio questo, che scasso il mondo, finché non è mezzanotte io non riesco ad aprire il libro. Non capisco il motivo, ma vabbè. E quindi niente, ma non sono riuscita a dire, boh, io chiudo, dormo, continuo domani. No, l'ho dovuto portare avanti fino alle 3 di notte per dire, ed è bellissimo, e anche il seguito è bellissimo, e voglio il terzo, voglio il terzo, voglio il terzo. Poi, patatine fritte, una serie irresistibile che non hai potuto fare a meno di leggere tutto ad un fiato un libro dopo l'altro. Allora, partendo dal fatto che generalmente è difficile che ci sia il primo libro di una serie e poi tutti gli altri, infatti anche di questo ce n'erano solamente 4 quando io ho cominciato la lettura. Però, essendo le patatine fritte, ovviamente, ciò che io più adoro dopo la pizza, rigorosamente con le patatine, non potevo non nominare, ovviamente, Harry Potter. E anche qui c'è il rappresentante, la pietra filosofale, ma si intendono ovviamente tutti gli altri. Lievito, un libro il cui successo è stato gonfiato troppo. Allora, ricordo che di questo libro se ne parlava, oh, in qualsiasi gruppo, in qualsiasi pagina, non ne potevo più. Poi vabbè, la trama mi... cioè, oddio, la trama. Quello che a regola dovrebbe raccontare mi ispirava, poi vabbè sì, l'ho letto, non era male, ma non, boh, cioè non capisco la cosa di doverlo gonfiare così tanto, capolavoro, non capolavoro. Stoner di John Williams, cioè ne hanno parlato veramente ovunque per un sacco di tempo, roba che, cioè io ridevo quando la gente arrivava fresca fresca, no? Ciao ragazzi, sono... ragazzi, sì. Ragazzi, sono del gruppo, volevo segnalarvi questo capolavoro che ho appena finito di leggere, Stoner, quando sotto c'erano 25 post tutti su Stoner. Dico, guardaci un attimo, figliolo. No, vabbè. E quindi Stoner. Ce n'era anche un altro che io volevo mettere, ma non volevo portare giù 250 libri. L'altro era Follia di Patrick McGrath.
Io oggi non so parlare come al solito, va bene. Che anche lì non è che mi è dispiaciuto, è che tutti ne parlano come capolavoro, wow, bellissimo, fantastico, stupendo, gnè. E poi tutto questo wow, io non lo vedo, cioè, boh. L'ultimo fantasy, giuro, l'ultimo fantasy. Poi ce ne sono ancora due che non sono fantasy. Cupcake, un libro dalle mille sfumature e colori. Anche qui ho scelto solamente rappresentante perché il primo era proprio sotto, 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 dietro, 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 dietro. Non avevo voglia di tirarlo fuori. Nina e il potere dell'Ascension, che praticamente sarebbe l'ultimo, spero, di Nina, la bambina della sesta luna. Perché mille colori? Vabbè, la copertina va da sé, c'ha 200.000 colori solo nella vignetta lì in alto. Ma poi anche nella storia, vabbè, in quest'ultimo non tanto, però vi faccio vedere la copertina dei primi. Nella storia ci sono delle creaturine tutte colorate, tutte belle, tutte coccolose, quindi poi mi sembrava che ci stesse bene. Olio, un libro che ti è scivolato via dalla mente. Dunque, io ho letto questo libro tipo un secolo fa. Ricordo anche di averlo letto tipo in 2 giorni. Ma non mi ricordo assolutamente di cosa parlo. Cioè, anche rileggendo la trama non mi dice niente, come se non l'avessi mai letto, però so che l'ho letto, me lo ricordo perfettamente, la mia memoria fotografica mi dice che l'avevo anche letto una parte sul divano a casa di mia nonna, quindi sono strasicura. Ed è Il silenzio delle onde di Gerico Caro Figlio. L'avevo preso perché mi piaceva questa cosa nella copertina tipo metà cartonata, cioè sì, beh, cartonata è un cavolo, tre quarti cartonata e poi questa parte tipo in tessuto, non lo so. E appunto l'avevo preso fondamentalmente per quello, ma non mi diremo mai nessuno, c'è anche una ragnatela, tanto per dire da quanto tempo è in libreria. E anche grattugiato. Bene. Comunque io non mi ricordo assolutamente di cosa parla. Ma non lo rileggerò perché no. Poi, Limone, un libro che a tanti è piaciuto ma che a te fa drizzare i peli. Ora, questo libro è piaciuto a un sacco di gente, non è che mi abbia fatto schifo perché cioè è difficile che un libro non mi piaccia, molto difficile. Tanto che ci sono dei casi veramente molto rari nella mia libreria, ma nessuno di questi soddisfaceva la parte di chi a tanti è piaciuto. Quindi probabilmente l'unica mongola che li ha letti sono io, e vabbè. Questo qui comunque è un libro di cui tutti ne parlavano bene, io l'ho letto e boh, cioè boh, tranne le ultime cose, le ultime 50 pagine, il resto non mi ha detto molto. Ed è Pompei di Robert Harris, di Robert Harris, l'ho appena detto. Mi sa so che ha ragione Silvia a dire che forse non è il caso di fare video da appena svegli, ma chi se ne frega. Meglio fare gaffe e ridere che fare tutti seriosoni. Vabbè. Cosa? Niente, ho detto tutto. Basta. E poi c'è l'ultimo. L'ultimo. Che è, aggiungi un posto a tavola, chi tagghi? Cioè loro hanno taggato il mondo, no? E io ero lì a dire, ok, questo l'hanno taggato, questo l'hanno taggato, questo l'hanno taggato, chi mi resta da taggare? E quindi io taggo Coffee and Bucaonic, Lulu Fantasy, Il salotto di Simona, Little Black Bookshelf, sì, Little Black Bookshelf, che lei ormai lo sa chi, lei per me è Giulia, lei per me è Giulia, Gaia delle parole segrete, che se non torno a fare video io vado là e la prendo per le orecchie e la riporto a fare video. Quindi, questo l'ho detto, questo l'ho detto, niente, basta. Quindi ho detto tutto. Sì, ho detto tutto, basta. E niente, ci vediamo al prossimo video, che non so cosa sarà. Penso che sarà breve, ma non so cosa sarà. E niente, alla prossima. Ciao!